Sono stato in piedi da stamattina, penso ero in piedi. Non mi sono mai seduto perché, non lo so, uno ha l'emotività, a questi tipi di botte emotive risponde, no? Alla sua maniera. Questo oggi non sono riuscito mai a stare seduto, però credo che sia comprensibile avere questo tipo di approccio alla gara, almeno da parte mia. Ma credo che siamo partiti ordinati ma un po' contratti, secondo me. Credo che il fatto, chiaramente, dopo tutto quello che, insomma, è successo, chiaro che era abbastanza comprensibile, perché la voglia di riscatto, la voglia di far risultato c'era tantissima, però chiaramente l'emozione gioca un ruolo fondamentale. Però sì, un po' contratti, il pallino del gioco l'hanno avuto loro i primi minuti, però credo che noi siamo stati ordinati, siamo stati applicati, e credo che la squadra ha avuto un atteggiamento positivo, propositivo, e nelle difficoltà, perché questa qui è una squadra che ci creava tante difficoltà, abbia reagito in maniera, insomma, lucida, con l'applicazione che gli avevo chiesto, e sinceramente gli devo fare solo i complimenti, perché secondo me hanno fatto, i ragazzi sono stati veramente bravi, hanno fatto una prestazione al di sopra delle mie aspettative, nel senso applicati sempre lì, non hanno mai concesso centimetri all'avversario, e questo veramente ha fatto una grandissima prestazione, ma li ringrazio perché è tutto merito loro, insomma. Sì, credo che l'aspetto emotivo sia abbastanza, da questo punto di vista, rilevante. Ci siamo scrollati di dosso qualche tensione di troppo, e abbiamo cercato di creare difficoltà a una squadra, secondo me, ben organizzata, una squadra forte, fatta di giocatori esperti, di giocatori di qualità, e credo che abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene nelle fasi di gioco, abbiamo cercato di ribattere anche giocando e cercando di creargli qualche difficoltà, insomma. Credo che gli attaccanti si siano mossi bene stasera. Abbiamo avuto le prime palle che Piccioni e Volpe non hanno mai giocato insieme, però che siamo rimasti un po' piatti. Però credo che dopo, con un buon attacco della profondità di Volpe, Piccioni, che comunque è un giocatore di qualità che sa giocare, con l'ingresso di Scott, Arlotti e Cicarevic, abbiamo cercato di creare, di fraseggiare, abbiamo avuto qualche possibilità, perché insomma qualche occasione l'abbiamo creata. Quella di Volpe è stata, insomma, molto bravo, chiaro, abbiamo cercato di proporre qualcosa, i ragazzi hanno cercato di fare, io credo che siano stati bravi. Abbiamo commesso, credo, degli errori magari nelle scelte, ma era complicata, una partita complicata, stasera avevamo di fronte a una squadra che comunque sa cosa vuole, quindi credo che sia giusto in questo momento dare forza a questa prestazione, perché è una prestazione di valore, una prestazione che comunque abbiamo fatto contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Sì, è un giocatore duttile, un giocatore di gamba, un giocatore che può ricoprire più ruoli. Chiaramente in quelle situazioni lì abbiamo cercato di andare a tre punte con Arlotti che ci dà una mano. Cercavamo di spingere un po', mettendo tre punte ho cercato di coprirmi un po' sugli esterni. Sì, è un giocatore che può fare più ruoli, secondo me li ricopre bene perché c'ha l'esperienza, c'ha tutto, quindi sì. Potrebbe essere un'eventualità.
soddisfatto del complesso del pareggio? Io credo che sono soddisfatto della prestazione. Poi, e ripeto, devo dire grazie ai ragazzi, perché secondo me fare veramente complimenti, perché in questo momento non era semplice. E quindi io sono soddisfatto della prestazione. Mi sembra una cosa, se mi posso accusare un inglese, la vittoria di causa sono venuta fuori. Quindi adesso devo andare a recuperare qualcosa, ovvero non sarà facile, perché sono un futbolista. Oggi la pressione, ma tra le due giorni di nuovo pressione, insomma. Siete un po' attesi. Sì. Non lo so quale sia il motivo, questo motivo lo diceva lei, non lo so, adesso andiamo in un argomento che sinceramente in questo momento non ho voglia neanche di parlarne. Io credo che, lo sapevamo che eravamo Vicenza e Pordenone, credo anche prima di questa partita, andiamo a Pordenone, giustamente come diceva lei è una partita complicata, la prima in classifica, una squadra che subisce poco, una squadra che... Insomma, non c'è bisogno di presentarla, lo sapevamo, e quindi dobbiamo essere preparati e pronti. Il mercato sul Buonaventura prima partire adesso. Adesso sono valutazioni che farà giustamente la società. Vediamo, valutiamo questi giorni, capiamo un po' cosa può succedere, perché ci sono un paio di situazioni in bilico. Valutiamo insieme alla società cosa sicuramente il discorso di chiedere. Allora, se è qualcosa per migliorare, sì, va bene, ok. Com'è? Adesso dovremo, sinceramente in questi giorni, se posso essere onesto, abbiamo parlato poco di queste cose, quindi sì, adesso magari avremo modo di parlarne, adesso abbiamo partita anche sabato, quindi sono argomenti che io sinceramente in questo momento faccio fatica a pensare, faccio molta fatica, però ho bisogno di pensare a altre cose sul campo, io devo pensare al campo in questo momento.